Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, va bene, è 30 dicembre, clima, come dire, di attesa per la fine d'anno, ma è pur sempre lunedì e quindi noi riprendiamo le nostre buone abitudini, riprendiamo la nostra settimana in compagnia del professor Marco Gervasoni, che è già in collegamento. Ciao Marco, buongiorno, come stai? Buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano, spero bene come tutti quelli, come tutti gli altri. Quali staranno ancora meglio quando sapranno che l'appuntamento col professor Gervasoni è rinnovato questa sera alle 19. Sarà un po' una chiacchierata di fine anno, poi ci sarà anche una rassegna che curerò io domani mattina, ma insomma, con il professor Gervasoni cercheremo di fare questa sera qualche pronostico anche sul messaggio di fine anno del capo dello Stato, che è tema di alcune anticipazioni da parte dei quirinalisti questa mattina. Vedremo anche questo, ma ci sono molti temi che dobbiamo affrontare. Allora, senza indugio, vediamo le aperture che abbiamo selezionato. La verità: arriva il ministro dei centri sociali. Chi è Gaetano Manfredi, imputato per la ricostruzione dopo il sisma? Il prescelto da Giuseppi per guidare l'università è un fan delle occupazioni, virgolette, è una citazione, utile forma di aggregazione da non criminalizzare. Peccato che quest'anno alla Sapienza ci sia scappato il morto e un suo ex collega lo accusa, ha piazzato analfabeti scientifici. Così La Verità, Corriere della Sera, apre sugli attacchi avvenuti a New York, USA, gli attacchi antisemiti con il machete in casa del rabbino, tredicesimo episodio dall'8 dicembre. E vedremo alcuni commenti francamente incredibili su Corriere e Repubblica. Il Fatto Quotidiano torna su quello che è ormai un suo classico, cioè ci sarebbe troppo Salvini in televisione. Bisogna togliere di mezzo dalla televisione il leader dell'opposizione. Salvini, balle a reti unificate, novembre. 10 ore a lui, 6 a Di Maio, 5 a Conte, 4 a Meloni, 3 a Renzi, 2 a Zinga, 1 e mezza a B. I numeri della televisione. Il giornale su un tema molto serio: immigrati, gli 007, terroristi dalla Libia. Poi Repubblica su un virgolettato, non è una vera e propria intervista, ma è un virgolettato di Conte che, diciamo, dà il tono al pezzo di Claudio Tito. Conte, resto in politica, ci comunica Conte che non sarà un altro Cincinnato, anche perché Cincinnato non è più in condizione di querelare, diciamo così, per l'associazione, per il paragone. E infine La Stampa, governo Conte pronto a rivedere reddito di cittadinanza e pensioni. Marco, come si apre questo lunedì tra Conte che, diciamo, minaccia di rimanere in campo, l'attentato di New York, la giusta preoccupazione del giornale su quello che accade in Libia? Insomma, diciamo, cosa suggeriresti di guardare con particolare attenzione a chi si recherà in edicola, auspicabilmente a prendere, tra l'altro, La Verità? Proprio l'attentato di New York, di cui parleremo più tra poco, perché diciamo, dimostra il livello di manipolazione, ne spiegheremo perché, il livello di manipolazione a cui è giunta la stampa mainstream. Diciamo, come abbiamo detto più volte, noi siamo entrati in una nuova fase in cui persino l'apparenza di veridicità che avevano cercato, la stampa mainstream aveva cercato di mantenere, ormai è completamente saltato, siccome siamo a una sfida all'ok Coral, tutti i mezzi sono consentiti e quindi anche la falsificazione pura. Adesso vedremo perché. E allora Quindi comunque suggerisco di non leggere i giornali mainstream in ogni caso, oppure di leggerli con gli strumenti critici che sono necessari. Sconvolgiamo un po' la scaletta proprio per seguire il suggerimento del professor Gervasoni, perché uno dice: beh, ok, meritoria scelta del Corriere della Sera, che è l'unico quotidiano ad aprire su questa storia degli attacchi antisemiti. Quindi uno dice: beh, grande merito al Corriere della Sera. E ahi noi, però, uno poi va a vedere queste prime tre pagine dedicate al tema e c'è da mettersi le mani nei capelli. A pagina 3, la storia la sapete, è un afroamericano che si è introdotto nella casa di un rabbino nell'ultimo giorno della festa delle luci di Hanukkah, lasciando una serie di persone in condizioni
fin di vita sostanzialmente, è un episodio purtroppo non isolato. Alessia Rastelli va ad ascoltare lo scrittore Jonathan Safran Foer, cioè sempre in questi casi andiamo a sentire lo scrittore che ci spiega come stanno le cose. Troppo odio, servono nuovi leader e già. Diciamo dalla seconda parte del titolo capite dove si va a parare. Domanda l'intervistatrice: i politici hanno responsabilità? E lo sventurato risponde: quando non si schierano apertamente e con forza contro odio e pregiudizi, la cultura diventa meno vigile e il virus può diffondersi. Dopo il letale raduno dei suprematisti bianchi a Charlottesville, Trump parlò di responsabilità da entrambe le parti. Dubito che la sua frase abbia creato odio, ma lo ha legittimato. Domanda: che cosa si può fare? Un inizio sarebbe eleggere leader che plasmino la civiltà, sopprimano i pregiudizi, legiferino per la giustizia. Non è una coincidenza che i crimini d'odio siano stati molto più bassi durante l'amministrazione Obama. E quindi già comincia. Il problema non è l'attentatore, non è l'afroamericano armato, ma il clima d'odio e poi segnatamente Trump. E invece come si stava bene con Obama? Direte voi, va bene, ma è solo un aspetto dell'offerta informativa del Corriere della Sera. Poi l'editoriale correggerà le cose, manco per niente. Massimo Gaggi parte in prima, poi si distende nella pagina dei commenti e andiamo a vedere l'ultima colonna. Come sempre di questi tempi si finisce per discutere di fattore Trump anche sull'antisemitismo. Lui è amico indiscutibile degli ebrei, dalla stretta alleanza con Israele alla figlia Ivanka convertita all'ebraismo del marito Jared Kushner con i nipoti di Donald che sono ebrei, ma è al tempo stesso accusato dai suoi avversari di, virgolette, antisemitismo positivo per tanti atteggiamenti contraddittori anche nei confronti di questa comunità. Trump incontra ed elogia spesso gli ebrei americani, ma li tratta quasi da ospiti in un paese non loro. Durante la festa di Hanukkah alla Casa Bianca si è congratulato con i presenti per la loro fedeltà a Israele, mentre alla convention degli ebrei repubblicani ha detto che Netanyahu è il nostro vero premier. E più volte il presidente ha ridato spazio a vecchi stereotipi come quello dell'avidità degli ebrei. Come si spiega? Come sempre, con la contraddittorietà di Trump. Non solo ama stupire con repentini cambiamenti di rotta, ma considera virtù positive quelli che nel sentire comune sono vizi. Marco, io non credo a ciò che ho letto. Cioè, uno, parliamo di Trump e non dell'attentatore. Due, Trump è cattivo pure quando sta con gli ebrei. Come funziona questa logica particolare, diciamo? Allora, qui è il caso classico in cui la confusione nella testa del commentatore, cronista, in questo caso viene riprodotta al mondo esterno. Siccome i giornalisti mainstream non ci capiscono più un cazzo, scusami l'espressione, ma in questo caso veramente ci vuole, allora pensano che, diciamo, anche il mondo sia completamente impazzito. Detto questo, per esempio, però non si legge né nell'intervista del solito scrittore liberal che vive nel Greenwich oppure nella Quinta Avenue che non ci capisce nulla di politica, ma neanche nell'editoriale di Gaggi non abbiamo letto, per esempio, di diversi deputati democratici, una in particolare islamica, che diciamo, ogni volta che intervengono partono, diciamo, gli attacchi ad Israele, gli attacchi agli ebrei, e anche nella stessa Parlamento, diciamo, anche durante i discorsi. Ecco, questi qui, dell'Ocasio-Cortez, di Sanders, diciamo, nessuno parla. Quindi quello che dicevamo, appunto, ormai siamo nel pieno terreno della falsificazione, non è più neanche, diciamo, la manipolazione, siamo entrati nella fase della falsificazione. Direte voi, ma Repubblica si farà trovare indietro in questa nobile corsa a criminalizzare Trump? No, e naturalmente schiera Gad Lerner, i conti aperti dell'America con l'antisemitismo. E anche qui la si prende un po' alla larga, ma poi si arriva
al bersaglio, forti della certezza che in seguito gli ebrei saranno destinati a convertirsi, i seguaci di Christians United for Israel si proclamano sionisti con la benedizione di Trump e con l'impegno diretto del suo vice Mike Pence. Naturalmente, questo sionismo cristiano, intriso di antigiudaismo tradizionalista, insospettisce la maggioranza degli ebrei americani che resta di orientamento democratico e che diffida di questi pseudo-amici vogliosi di assorbirli. Ma intanto a Netanyahu fa comodo questa sponda sionista cristiana che ha già indotto la Casa Bianca a trasferire l'ambasciata USA a Gerusalemme e a riconoscere come legali gli insediamenti in Cisgiordania, materia combustibile gettata a piene mani nel fuoco di un antisemitismo che, così come sostiene Israele, detesta l'ebreo figura cosmopolita, avversa la minaccia del suprematismo e del nazionalismo sovranista. Sembra assurdo, ma a ben pensarci sono gli stessi argomenti della destra di casa nostra che si proclama antislamica, filosionista, farneticando sulla cospirazione dei banchieri con o senza il naso ad unco. Allora, se non vi è venuto il mal di testa, Marco, il ragionamento, vediamo com'è la learner logic, diciamo. Chiamiamolo ragionamento, Esatto, ecco, la logica di learner è: non vanno bene neanche i cristiani che si proclamano filo Israele perché in realtà vogliono assorbirli e convertirli. E questo è uno. Con l'altra gettano benzina sul fuoco dell'antisemitismo di, diciamo, di matrice islamica. E in più questo ci riporta, diciamo, a casa nostra, dove la destra sì, dice che è filo Israele, ma poi in realtà ce l'ha con i banchieri col naso ad unco. Marco, ma anche qui, ma si finisce sempre a Trump, Salvini, Meloni, cioè può succedere la guerra in Libia, gli attentati di afroamericani, il terrorismo islamico, ma si finisce sempre dove sappiamo. Non c'è solo nel ragionamento che tu molto, diciamo, molto ottimisticamente hai chiamato ragionamento di Lerner, secondo me è il prodotto, diciamo, delle libagioni Speriamo. post-natalizia, anche se in realtà queste cose le scriveva anche prima. Il ragionamento è, cioè la teoria che stanno cercando di far passare è che c'è il sionismo antisemita, cioè se tu stai con Israele. Allora, se tu stai con Israele non è detto che tu non sia antisemita, ma se addirittura stai con Netanyahu, il forte sospetto è che tu sia antisemita perché questi qui, non Lerner forse, ma altri, diciamo, del giro, sono arrivati a scrivere in alcuni casi che Netanyahu è antisemita. È Quindi siamo, fantastico, è diciamo, quello che fantastico. dicevamo prima, no? Il passaggio dalla fase della manipolazione alla fase della falsificazione. Per esempio sul caso di Soros, Netanyahu è contro Soros per determinate ragioni, ma secondo il loro ragionamento chi critica Soros è antisemita, anche se questo aspetto non viene toccato, ergo Netanyahu è antisemita. Se volete un contravveleno, si raccomanda oggi Giovanni Sallusti, si raccomanda sempre per la verità, sul Libero, quando un nero accoltella gli ebrei, meglio non dirlo. Il titolo può, diciamo, suscitare, può essere urticante, ma la realtà è questa: è un afroamericano che è entrato a casa di un rabbino, ma i media nascondono il colore della pelle. Ecco, qui se posso aggiungere una Ti cosa, prego. qualche giorno fa c'è stato un attentato sempre allo stato di New York, in cui ci sono peggiore per certi aspetti, ci sono stati dei morti, sempre un attentato fatto da antisemiti afroamericani. Lì non ne ha parlato nessuno in Italia, in questo caso invece, siccome non se ne può non parlare, evidentemente avevano bisogno del tempo per elaborare, diciamo così, il dispositivo, come dire, Certo. falsificatorio, no? E Esatto. invece adesso insistono su questa cosa, però dicendo che è comunque colpa di Trump. Un'ultima aggiunta, tutto quello che diceva lo scrittore di cui non ricordo il nome era fattualmente sbagliato. In realtà i crimini di odio erano molto superiori statisticamente, così come le fucilate, eccetera, eccetera, durante la presidenza Trump che non durante la presidenza Trump, queste sono statistiche, insomma. Certo. Senti,
Senti, torniamo in Italia e oggi è lunedì, la verità è nel suo numero settimanale, piena di cose che si raccomandano. Ci sono almeno quattro interviste da non perdere: Luca Telese che sente il ministro Provenzano, Carlo Piano che sente il comunista Paolo Ferrero, Alessandro Rico che sente il sociologo Luca Ricolfi, Federico Novella che sente l'ex ministra Giulia Bongiorno, che preannuncia peraltro sul tema della Gregoretti carte che dimostrano come la presidenza del Consiglio, come Conte, fosse stato investito da Salvini anche sulla gestione di quel caso. Non occorre passare formalmente in Consiglio dei Ministri, esistono altre forme di comunicazione tra il ministro degli interni e il proprio presidente del consiglio. L'apertura della verità è tuttavia sul caso del neoministro Manfredi e Belpietro parte da un approccio, il suo, che è un approccio garantista, per mostrare la ridicola doppia morale dei grillini, così la definisce nel titolo. Premessa: per noi chiunque è da considerare innocente fino a che non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Ribadiamo, per noi, ma per gran parte della classe politica, una persona è da ritenere innocente fino a che non sia stata raggiunta da un avviso di garanzia, soprattutto se l'avvisato sta sulla sponda opposta, ossia non è del tuo partito ma di quello avversario. Dunque, nel recente passato abbiamo assistito alle dimissioni spintanee di Armando Siri, sottosegretario leghista ai lavori pubblici, messo sotto indagine dalla Procura di Roma per i contatti con un tizio, a sua volta indagato per i rapporti con un altro signore accusato di rapporti con un boss mafioso. Non meglio andata Edoardo Rixi, viceministro nello stesso dicastero di Siria, come lui colpito dalla maledizione dell'indagato. Il 30 maggio di quest'anno è stato costretto alle dimissioni a causa di una condanna in primo grado. E Belpietro racconta tutta questa vicenda e poi arriva a Manfredi, che è indagato, sta per scattare sostanzialmente la prescrizione per una storia di collaudi. Manfredi è, come sappiamo, ingegnere, oltre che rettore e presidente della conferenza dei rettori, e conclude Belpietro: peccato che i 5 Stelle, quelli che lo hanno indicato, siano duri e puri e non facciano sconti agli indagati. Peccato poi che i grillini vogliano introdurre una legge che vieti la prescrizione per evitare che i furbi la facciano franca. In pratica, siamo di fronte a un futuro ministro che è l'incarnazione delle contraddizioni dei 5 Stelle, perché indagato e perché prescritto. Manca solo che sia pure un simpatizzante del partito di Renzi, avremmo toccato il top dell'incoerenza. Così chiude con ironia Belpietro. Marco, però il problema c'è, cioè, tu ed io e Belpietro e la verità e quelli che ci ascoltano siamo garantisti, ma quest'altri che fanno? I giustizialisti selvaggi per gli altri e poi si bendano per il loro ministro? Beh, loro non proprio perché in realtà è più vicino al PD, anche se poi è una classica figura Manfredi che è ben noto per l'università, diciamo, un ben noto costruttore già ai tempi del governo precedente, diciamo, di questa strana figura che a Napoli però è già molto diffusa, il PD-ino pentastellato, cioè una specie di fusione. Diciamo tra il PD che ormai a Napoli non esiste di fatto più e i 5 Stelle che sono soprattutto di area fichiana. Quindi diciamo credo che sia una ragione di questo genere, quindi che va considerato non totalmente deve essere considerato anche un po' loro, anche un po' fichiano e niente, quindi ma questo diciamo c'è quella frase credo della taverna, è cambiato il contesto e quindi questa Certo. frase verrà utilizzata per qualsiasi, anche per legittimare un eventuale sottosegretariato a Hannibal De Cannibal. Esatto. Vabbè, a proposito, si raccomanda, sempre su questo ministro Manfredi, il pezzo di Giuseppe China che fa il titolo d'apertura della Verità e si distende a pagina 3: il neo ministro sta con i centri sociali definiti un'utile forma di aggregazione, non vanno criminalizzati. Insomma, altri, diciamo, particolari significativi. Abbiamo superato la metà della rassegna, ma abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare. Dobbiamo accelerare. Intanto c'è il tema degli sbarchi. Di questo e d'altro parla, in una sua intervista sul Libero, il leader della Lega Matteo Salvini, che parte proprio dalla cosa della Gregoretti. Non andavamo in Consiglio dei Ministri a ogni sbarco, c'era un protocollo consolidato, tutti erano informati e ci si consultava.
La scelta era condivisa, ho i documenti che lo provano, li esibirò durante il processo. Con la Diciotti, Conte e Di Maio si sono autoaccusati, per coerenza dovrebbero fare lo stesso. Poi c'è un passaggio di politica internazionale in cui Salvini, diciamo, individua un posizionamento interessante, vedremo se sarà in grado di perseguirlo in modo efficace. Punto a inserirmi in un filone mondiale che va da Trump, che sarà rieletto, a Johnson, che ha appena vinto, a Netanyahu, già 4 volte premier di Israele, che ha appena ottenuto il 72% alle primarie del Likud, fino a Bolsonaro. Tutti i leader che la sinistra criminalizza e vorrebbe processare, che la gente normale invece vota in massa. Così Salvini, che naturalmente andrebbe, a mio personale avviso, Marco, molto incoraggiato in questa direzione. Forse bisogna anche però fargli notare che nel gruppo europeo ha scelto compagnie meno brillanti, no? Cioè, forse da questo punto di vista è giusto essere contro il corpaccione franco-tedesco, eccetera, eccetera, ma ecco, finalmente la rotta è Washington, Londra, Gerusalemme, più che qualche, no, fiammingo olandese destro, no? Diciamo. Sì, poco prima di questa affermazione Salvini dice nella stessa intervista che sta coltivando relazioni internazionali, molti incontri internazionali in questo periodo di cui non parla, c'è da immaginare che siano in questa direzione, quindi Vedremo, vedremo, vedremo. vedremo. Invece vedremo in senso negativo per Salvini, preoccupante per Salvini, il retroscena di Carmelo Lo Papa su Repubblica che fa i conti, non fa, va detto, elucubrazioni necessariamente ostili. Repubblica è un giornale ostile, ma in questo caso il retroscenista si limita a constatare i numeri del Senato e dice: qualunque cosa accada in giunta delle immunità il 20 gennaio, quando poi si andrà in aula è difficile che Salvini abbia i numeri e quindi è molto probabile che il processo a suo carico ci sia. È inutile girarci intorno, c'è chi vuole affrontare la questione Salvini per via giudiziaria, questo è il tema. Su immigrazione ci sono altre 2 cose da segnalare. Pezzo sulla verità, sulla Alan Kurdi, tanto per cambiare, ieri Conte e la Lamorgese hanno aperto porte e porti a Pozzallo, c'è stato anche un giallo poco commendevole per il Viminale, perché dice: ah, c'è un problema di salute serio per una decina di immigrati, questo era l'allarme che si era diffuso nei giorni scorsi, e invece poi sono arrivati i 32 e sono stati accolti in ospedale soltanto una signora, giustamente in gravidanza, e un bimbo con un problema di otite. Quindi sti 10 malati non c'erano e sono stati tutti trasferiti all'hotspot di Pozzallo. Per carità, questo non vuol dire che sia una passeggiata di salute stare sulla barca, però raccontare che ci sono 10 malati come alcuni allarmi avevano fatto credere era falso. Molto serio e molto preoccupante anche l'altro tema che fa l'apertura del giornale, il pezzo è di Chiara Giannini: l'allarme dei servizi segreti jihadisti in arrivo da Tripoli. Ricorderete che l'uomo forte di Misurata, Maitig, aveva detto: guardate che ci sono nelle carceri libiche 800 jihadisti. E in più, Marco, ecco, ti interpello anche su questo. Qui noi stiamo a parlare di Fioramonti, degli scontrini, diciamo la verità, di gran cazzata. Ma nella contesa che si prepara intorno a Tripoli, l'Italia sta tragicamente ancora dalla parte di Serraj, sostenuto da Erdogan, che realisticamente manderà lì dei mercenari jihadisti. Non ci preoccupa per un verso questa politica, diciamo, neo-ottomana di Erdogan e per altro verso l'idea che Tripoli possa diventare un porto franco per jihadisti a 1 ora di volo da Roma? Certo che dovrebbe preoccupare, così come già mesi fa, già col governo precedente, bisognava abbandonare Serraj e sostenere Haftar. Lì la questione è che sia nel governo precedente, sia soprattutto in questo governo, in realtà, come dire, le mosse dell'Italia erano condizionate da quelli che in realtà che stavano al governo, che non volevano fare gli interessi dell'Italia ma volevano favorire la Francia.
A questo punto, diciamo, con la solita eterogenesi dei fini, per cui in realtà alla fine non hanno favorito la Francia, ma hanno favorito la Turchia. Eh sì, eh sì. Allora, abbiamo due protagonisti dei quali occuparci nell'ultima parte della rassegna, prima dei premi del professor Marco Gervasoni. Per un verso Giuseppe Conte, per altro verso il capo dello Stato Mattarella. Conte oggi è oggetto di un retroscena, l'abbiamo citato, che fa il titolo d'apertura di Repubblica. Non lascerò la politica alla fine del mio mandato. Non mi vedo novello cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso dalla politica. Ma la politica non è solo fondare un partito o fare il leader di un partito o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio paese. È questo il virgolettato che Claudio Tito mette come cuore del suo pezzo. Arriva poi il ragionamento che fa Tito. Questa scelta comporta però delle conseguenze. La prima è forse la più visibile. Il Premier si sta sempre più ritagliando il ruolo di anti-Salvini. È la prima carta che si gioca per il futuro, si impossessa di uno spazio, con una malcelata irritazione grillina e una compiaciuta soddisfazione dei democratici. E poi tutto un ragionamento che dice: ma guardate, Conte si propone come figura di spicco di un nuovo centrosinistra. Quindi è stato espresso dai grillini, ma ora piace di più a Zingaretti e può essere una specie di Prodi minore, eccetera. Tu, Marco, pensi che la sinistra sia così messa male da scegliere Conte come proprio eroe eponimo nei prossimi mesi? Bene, molto bene, molto bene. Una risposta lapidaria. Ma insomma, ma una volta un leader politico doveva, insomma, avere dietro di sé o un pezzo di territorio o uno schieramento. Questo che c'ha? Lo studio Alpa, Casalino. Però se ci ricordiamo anche come era partita l'operazione Prodi, insomma, non è che poi fosse molto diversa, eh? Non è che Prodi ci avesse dietro questo territorio, non aveva dietro e non lo ebbe mai un partito, infatti finì in questo modo. Quindi voglio dire, qui ovviamente siamo, cioè Prodi aveva già fatto politica prima di entrare in politica, però ecco quest'idea, e poi la differenza naturalmente tra l'accostamento tra Prodi è che comunque Prodi, diciamo, poi quando è entrato, diciamo, quando ha fatto il Premier in entrambe le volte, è comunque passato attraverso le elezioni. Questo va, come dire, gli va dato merito. Ormai siamo a questo livello. Qui invece l'impressione di questo discorso è che in realtà lui punti anche lui al Quirinale. Diciamo, secondo me questo discorso va letto in questo modo, diciamo così. Cioè di un ennesimo candidato, cioè appunto Conte al Quirinale, quindi le strade di Prodi potrebbero incontrarsi non proprio favorevolmente. È così, è così. Oh, invece è entusiasta il foglio. Oggi abbiamo tempo di segnalarvelo. Che individuo un cattivo e i buoni. Il cattivo, lo sapete già, è Salvini. I buoni sono quelli che stanno al governo. L'editoriale Quelli il del. governo che però li vuole eliminare, lo Ma vuole chiudere, guarda, ma perché guarda. ci hanno detto nei giorni scorsi che lo vogliono chiudere, no? Quindi il governo che tu sostieni ti vuole chiudere, quindi allora diciamo, cerca l'intruso, come si dice. Ma Giuliano Ferrara dice che moderata soddisfazione per come siamo governati. Certe riforme non hanno fatto troppi danni. Ora la pausa trasformista sta portando acqua alla corrente eterna del non governo e del buon governo all'italiana. Non governo, buon governo. La proporzionale dovrebbe coronare il tutto. È fantastico. Cioè, è uno schifo. Poi ci mettiamo la proporzionale e corona tutto. Ferrara è. Va bene, oltre c'era chi è? Dice dove Ferrara si ferma, chi va oltre? Cerasa, al piano di sopra, ambiguità e finzioni. Il 2019 di Salvini, un anno vissuto irresponsabilmente. Quindi cioè, diciamo, si dividono i compiti. Ferrara dice: ma tutto sommato va bene, anzi, poi mettiamoci anche la proporzionale. Cerasa dice: se no, arriva quell'altro, arriva quello cattivo. Ma questo sarebbe. Stavo per fare considerazioni sgarbate, Marco. Su, No, no, non le facciamo, non non le le facciamo, facciamo. non le facciamo. Lunga vita al foglio, Esatto. anche perché se no chi sostituisce queste risate? Esatto. Va bene, senti, trasferiamoci al Quirinale. Allora, oggi
È evidente, non è un caso di telepatia. Ci sono una serie di bravi giornalisti che dicono cose analoghe. Questo vuol dire che o appunto è telepatia oppure hanno scambiato qualche parola con l'ufficio stampa del Quirinale. Stiamo parlando di Concetto Vecchio su Repubblica, Marco Conti sul Messaggero, Massimiliano Scafi sul Giornale e Marzio Breda sul Corriere della Sera. Tutti e quattro fanno un'anticipazione convergente sul discorso che farà il capo dello Stato. Coesione e identità nazionale. Coesione e identità nazionale. Andiamo da Marzio Breda, l'ora della coesione nazionale, un ragionamento che ruoterà intorno alle idee guida di coesione nazionale e identità italiana. Due concetti che approfondirà con esempi concreti da rivalutare e rigenerare perché rientrano tra gli antidoti al naufragio quando il paese attraversa momenti difficili. Ecco lo spunto su cui Mattarella ha concentrato il messaggio di fine anno che sta arrivando in queste ore, un discorso attraverso il quale dovrebbe esortare i cittadini all'autostima e alla fiducia nonostante tutto. Andiamo a vedere un altro passaggio. Tutto si tiene in questa traccia di lavoro, dalla cultura politico-istituzionale del Presidente della Repubblica e della sua stessa sensibilità umana. C'è l'ansia di sdrammatizzare i problemi pur senza negarne il peso, indicando le strade per risolverli. Vabbè. Qui è Breda più che altro, un racconto per flash che abbiamo ascoltato anche l'anno scorso, quando cantò l'elogio dei buoni sentimenti che migliorano la società. Naturalmente ci fu chi contestò l'eccessivo buonismo del Quirinale, e va bene, qui Marco sicuramente ce l'ha con te, qui Breda, e poi il richiamo alla coesione sociale come arma decisiva per conquistarci un futuro migliore. Oltre a rispondere al canone di Stato comunità caro a Mattarella, suona inevitabilmente anche come un appello riflesso alla classe politica affinché tutti abbandonino la rincorsa alla rissa e alle delegittimazioni reciproche per ritrovare invece le ragioni del nostro stare insieme. Vabbè, Marco, uno potrebbe dire: e vabbè, ma caro Capezzone, ma che vuoi? È 31 dicembre, il Presidente della Repubblica, senza arrivare al volemose bene, può invitare a un clima civile non c'è nulla da eccepire su questo. Ma domando. Ma è questo anestetico quello di cui abbiamo bisogno? Cioè, a me pare, da Atene in poi, che la democrazia viva di conflitti, di dinamismi, di antagonismi, certamente non distruttivi, certamente regolati, ma dal fatto che Tizio è diverso da Caio e gli elettori scelgono Tizio o Caio. Quando vengono prescritti questi anestetici, non è un po' pericoloso, Marco? Guarda, io fosse per me, nel caso dovessi diventare Presidente della Repubblica, cosa che non succederà mai, abolirò il discorso di Capodanno, che è una consuetudine, non è un obbligo costituzionale, perché, diciamo, a parte rarissimi casi, penso Cossiga, penso altri, diciamo, ma molto rari, è un pastone di banalità che ovviamente il Presidente deve dire, perché che il Presidente. Che è contrario alla coesione nazionale, come chiedere all'oste se il vino è buono. Quindi in realtà sono una serie di banalità, di noiosi. Mi stavo già addormentando, nonostante tu abbia letto benissimo, mi stavo già addormentando sentendo, come dire, quello che scriveva Breda di come potrebbe essere il discorso. E quindi diciamo, non è anche pazzesco che vi dedichino, i giornali vi dedicano tutto questo spazio. Il discorso di fine anno lo fa per esempio anche il presidente francese che pure ha molto più potere non solo sulla carta, ma anche nella prassi, il nostro presidente, giustamente poi eletto dai cittadini, eccetera, eccetera, quindi è una ben altra valenza questo discorso, eppure i giornali non è che gli dedicano tutto questo spazio, perché sanno che comunque è una consuetudine in cui diciamo non si può dire niente di parte, non è il discorso dell'Unione, ecco, insomma, per fare un esempio agli Stati Uniti. Senti, l'ultima cosa da vedere, anzi la penultima prima dei premi di inizio settimana e di fine rassegna, è un retroscena del fatto, Ilaria Proietti, che in questo caso ragiona non sul messaggio di fine anno del Capo dello Stato, ma sulle sue intenzioni. Voci sul colle, urne inopportune prima del referendum sul taglia parlamentare. Inizia l'operazione per buttare la palla avanti, no? Prima si fa
Il referendum sul taglio dei parlamentari, prima dell'autunno non si può più votare, ma poi però se questo Parlamento va avanti eleggerà il nuovo capo dello Stato, insomma, inizia una strategia che per il momento non è basata su fatti, è basata su, diciamo, speculazioni che fa legittimamente il fatto per dire palla lunga. L'ultima cosa che segnaliamo e ci avvicina ai premi di Marco Gervasoni è bellissimo pezzo di Francesco Borgonovo che parte in prima e poi gira all'interno sulla verità, è su questa storia curiosa per cui ora la sinistra si è innamorata pure del velo islamico, cioè se qualcuno da destra o da fronti non di sinistra mette in discussione il velo quando è, come spesso capita, un segno di oppressione, non una scelta, ma un'imposizione oscurantista, non va bene. Sei di destra e difendi le donne, per la sinistra sei razzista lo stesso. Dalla lagna delle sardine per le critiche di Salvini all'attivista islamica che sbeffeggiava la Meloni, al volume di una studiosa britannica, i progressisti benedicono il velo e accusano di xenofobia chi lo giudica oppressivo. In attesa che poi da Sanremo ci rieduchi Rula Gebreal a spese nostre, come pare possa accadere. Marco, i premi di inizio settimana. Allora, il premio figlio di regista al Messaggero che titola Non erano sulle strisce. Stiamo ovviamente parlando delle due povere adolescenti uccise dal figlio appunto del regista genovese, su cui diciamo si è montata una polemica che ha diciamo una sua politicità evidente, cioè quella di far passare il messaggio che se tu diciamo appartieni alla casta, devi essere valutato in maniera diversa rispetto a se appartieni agli italiani normali. E evidentemente per il messaggero, le due ragazze, non appartenevano alla casta e tra l'altro appunto non stavano sulle strisce, quindi evidentemente meritavano di essere ammazzate. Premio Zulu, non stiamo parlando dell'etnia centroafricana, credo, ma del cantante dei 99 Posse, un gruppo storico dei centri sociali napoletani, quelli che cantavano che bisognava sparare i fascisti, cose di questo genere, e lo diamo ovviamente a Manfredi, il quale è anche ancora, si dimetterà ovviamente, rettore dell'Università Federico II di Napoli. Se uno va nell'Università Federico II di Napoli, nella sede, almeno nelle sedi umanistiche, e vede che tutto il resto attorno alle facoltà è una specie di grande centro sociale, e poi entrando nell'università sembra di essere entrati in un centro sociale per via delle scritte sui muri, così. Quindi effettivamente quel passaggio, quell'articolo che tu dicevi della verità, oltre che il riferimento a Belpietro, ci sta perfettamente. Quindi premio Zulu al neo ministro dell'università. Ultimo premio Monti, Monti nel senso dell'ex premier, non dei Monti, al governo Conte, perché ha un nuovo ideologo. Questo ideologo veramente sarebbe un'ideologa. Ed è la Fornero che oggi la stampa titola dell'intenzione di Conte di eliminare quota 100 e reddito di cittadinanza, come del resto lui ha detto in conferenza stampa, veramente ha detto quota 100, non reddito di cittadinanza, ma la stampa c'è questo. Poi c'è una intervista abbastanza vasta, abbastanza larga di Elsa Fornero, in cui Fornero sostanzialmente si propone come ideologa del governo Conti. Allora a questo punto io propongo di passaggio ulteriore, fare ministro del lavoro la Fornero, e così abbiamo la situazione più chiara. Abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo chiuso il cerchio. Va bene, allora, grazie al professor Marco Gervasoni, che ritroveremo, quindi annotatevi questa cosa, questa sera alle 19. Alle 19, chiacchierata, diciamo, di fine anno col professor Gervasoni. Domani mattina, appuntamento con la rassegna stampa e appuntamento invece da subito, quando vorrete, in edicola con la raccomandazione di prendere la verità. Buon lunedì a tutti e grazie a Marco Gervasoni. Ciao Marco! Ciao e a questo pomeriggio.